niente, presentiamo un po' i nostri setup che usiamo nelle nostre situazioni live. Tutto si potrebbe fare anche con un'altra persona, quindi c'è chi lo dimostra e lo fa. Lo dice uno che viene comunque da un passato usando solo una Master Keyboard, l'MC3000 simile a quella di Francesco, con una pila di rack, se si bloccava con la Master, che non mi ha mai abbandonato, ero fermo. Un po' il cuore del setup, in questo caso è Phantom, il nuovo Phantom. Solitamente ho uno Stage 2, per questioni di peso, non di pesatura dei tasti, ma di peso. Ho deciso di abbandonare un po' la pesata e passare a una semipesata. Ovviamente è una macchina che non conosco ancora benissimo, però con questa potrei fare veramente tante cose anche in autonomia, senza avere altro. Però, detto, non è questo il mio scopo. C'ho una Integra 7, c'ho anche detto un ITU 5050, che però sono cose che andrò un po' a sostituire, perché bene o male quel genere di suoni me li trovo dentro adesso in Phantom. Prima mi aiutavano parecchio con uno stage, soprattutto magari con suoni orchestrali. Il cuore non si, è vero invece, non si vede, quello che mi gestisce tutto il setup è Sipario X. Non so se ne avete sentito parlare, un mini router italianissimo, molto vicino qua, l'ideatore Cristian Pesin, ha 5 in, 5 out, MIDI, quindi parecchia roba, una porta USB host che mi può andare a gestire altre quattro macchine. In questo caso, ecco, cioè sono appunto un po' nostalgico del MIDI, lo trovo molto affidabile, e quindi le connessioni che ho adesso per queste macchine, che ovviamente potrebbero lavorare in USB MIDI, ok? Cioè, quindi potrei evitare anche delle connessioni di doppio cavo in out, però invece vado proprio alla vecchia. Lui ha 150 scene. Le scene io le considero la serata, il concerto, quindi è la cartella della scaletta. Okay. All'interno di ogni scena, quindi 150 scene sono tantissime, qualcuno le può considerare proprio le canzoni stesse, quindi si fa una mega scaletta, magari anche di più eventi. Io invece preferisco usare proprio la scena come la mia serata, ok? Quindi la mia band Rock Generation, io sul display la mia scena Rock Generation. All'interno di questa scena ho 40 performance, che in questo caso diventano le mie canzoni, i pezzi, chiamiamoli così. Ok, 40 sono parecchie. Poi uno potrebbe avere l'esigenza di, all'interno, cioè all'interno dello stesso pezzo, cambiare più performance. Cioè, allora i 40 hanno un senso, però io penso che bene o male chi suona sui 25 pezzi, 28, di più voi, vabbè. Noi abbiamo circa 25 pezzi, ecco. Dicevo, non ho l'esigenza di cambiare all'interno del pezzo, quindi per me ogni performance è la canzone. Quindi io quando pigio su la mia canzone, ovviamente c'è tutto un lavoro di preproduzione prima a casa, logico. Dimenticavo, lui è indipendente, quindi anche on the fly, cioè al momento io posso fare dei cambiamenti, non ho bisogno di computer o altre cose per programmarlo, no? Loro usano il computer e quindi sono già a posto, hanno tutto lì, ma io non è che mi devo portare questo e poi dico: ah, non posso cambiare nulla al momento. No, lui lavora in maniera indipendente. All'interno di ogni performance, ritorno a dire il mio pezzo, posso avere fino a 20 mappe, 20 layer, chiamateli come volete, non necessariamente devono essere dei layer. Mappa è proprio il termine giusto, perché io potrei fare un layer di un suono, magari di questa tastiera, in layer, cioè sovrapposto a questo, in split, o se no potrei configurare questa mappa per cambiare dei controlli o altre cose, ecco. Lo uso in maniera abbastanza semplice, comunque alla fin fine mi fa il program change del setup,
al massimo qualche volume MIDI che possa già aggiustare tutto in, appunto in fase di programmazione, o abbiamo detto split e nient'altro alla fine, cioè quindi lo uso in maniera anche molto basica, che lui può fare di tutto, ovviamente potrei far partire sequenze, potrebbe restare su computer, su altri apparecchi, non so se qualcuno conosce, tipo Cymatic, sequenze, più corretto adesso chiamarle backing track. Comunque questa è un po' la panoramica del mio setup. Vabbè, ritornando alle tastiere, sapete benissimo Phantom è una mega workstation, al pari forse il montaggio non è giusto collocarlo nelle workstation, Motif era una vera workstation, montaggio Yamaha col primo montaggio, con quello nuovo, il primo, e abbiamo il nuovo, hanno proseguito sull'idea di proprio di un mega sim, sì, la possibilità di workstation, ma non è la sua forma. Questo invece è una grande workstation, magari paragonabile a Kronos, a Nautilus, che se magari hanno già un po' il loro altari battivano, visto che loro sono la mia band dei sono cose non so che è qui è solamente Sledge, però mi sta suonando in layer, cioè sono in sovrapposizione, c'è un pad analogico, cioè stile analogico, che posso aprire col filtro come ho messo sulla Wii. Sotto c'è questo tappeto aspirato. È un campione vecchissimo preso da non mi ricordo se era un Trinity o un Triton di Korg, era bellissimo secondo me. Due campioni, cioè sono proprio molto basico, non c'è niente di multicampione, come si lavorava prima dei campioni. Allora questo è Archimellotron, no, il suo riverbero, sono sincero, posso dire, non mi piace e poi lo tengo quasi sempre escluso, c'è un delay dentro e però gli ho aggiunto un po' di riverbero dal mixer, ecco. Mentre invece le altre tastiere non uso niente di effetto perché sono già talmente pieni di roba, quindi ecco, questi sono alcuni dei campioni che ho importato. Suono dell'emulator 2 che ha fatto un po' la storia. The Bash Mode, Liquid Storm, JDXA che si sì, di qualche anno fa, ibrido, parte i colori, pannello molto molto carino. E qui alla sinistra ho Wii State, quindi abbastanza recente. Hanno introdotto questi tre synth, per chi magari non li conosce, Waystate, Mod Wave, che in certe cose si assomigliano, e OP6 che invece è dedicato alla sintesi FM stile DX7. Li hanno fatti in una prima versione con, quindi purtroppo come dicevi i REC sono andati in disuso e fanno queste versioni desktop che sono ottime per lo studio, però da portarsi in giro diventano scomode. Questo è un sito molto particolare, io essendo proprio molto amante del campionamento vecchio stile, qua ho addirittura 4 giga di memoria a disposizione dei miei campioni, dai fader che ho su Phantom posso modulare in base, ripeto suoniamo molto live, quindi vediamo anche come va la serata, si vede come c'è volume, come c'è mood sul palco, no? Quindi sono fatto questo arpeggiatore. Ho
chitarrista ha il suo click sia visivo che poi in cuffia, quindi lo gestisce lui, non gli mando niente io, e quindi cerchiamo sempre di avere tutto dritto, riusciamo a arrivare alla fine senza accelerare o diminuire, meno male ce la facciamo, ecco. E quindi se il, in questo caso il BPM abbiamo stabilito che è 106, io metto i BPM delle varie macchine a quello che abbiamo stabilito, in modo che, per dire, se ho dei, perché l'arpeggiatore fatto anche da dei delay che mi fanno questa, devono stare a tempo. Quindi in questo caso questo mega pad che fa da Winston.
un po' il pezzo fosse più complicato. Ovviamente io ho schiacciato, lui mi ha cambiato in tempo reale e tutto, no? Questo solamente sledge, è un arpeggiatore messo a BPM, anche questo. C'è anche un delay che fa tanto, purtroppo il suo delay non ha BPM, cioè non lo puoi sincronizzare, lo fai a orecchio, non è il massimo, però ci sta. In tempo reale anche qui posso aprire il filtro. Scusa, nel pad c'è un suo pad. Posso avere anche l'after touch, scrivere. E poi cercando di mettere insieme un po' i suoni che si sentono e cercare di gestirli con il... Questi sono dei campioni proprio davvero operari. Thank you.
Bene, grazie Maurizio. Io invece sono un po' più monotematico, perché noi suoniamo, anche Francesco viene un'altra, suoniamo in due tribute band diverse ma dei Pooh, quindi facciamo tutti i brani dei Pooh e abbiamo meno da spaziare, perché ci sono tanti suoni ma molti sono soprattutto basati su pianoforti, pad, synth, qualche mondo in canzoni anni 70. E il mio setup è composto da montage M8X, prima avevo la 8 normale, poi sono passato al gradino successivo che ancora sto usando poco perché ho importato tutti i suoni, ma ancora devo scoprire tutta la parte analogica che hanno aggiunto alle due sintesi che già c'erano nella 8 normale. E questa tastiera qui è programmabile all'infinito, è veramente molto molto complicata da programmare, ma mettendoci le mani e capendo dove si va a toccare le cose si fa veramente di tutto. E poi ho preso YC, che attualmente è usata solo per qualche organo, dico solo perché ha delle potenzialità a livello organistico soprattutto molto importanti, perché ovviamente i pianoforti sono molto simili a montage, gli archi, i pad anche, quindi su alcuni suoni c'è una ripetizione, ma io, arrivando da un mondo soprattutto virtuale, quindi usando dei suoni virtuali, anzi ero partito negli anni 80 con tutto ovviamente analogico, poi ero passato a tutto virtuale, da quando è arrivato a montage sono tornato a fare una via di mezzo e piano piano mi sto spostando ancora di nuovo sull'analogico, però ovviamente avendo circa 10 anni di suoni fatti nel mondo virtuale, cambiarli tutti in tempo reale diventa un po' un casino, quindi finché non li rifaccio ho un setup misto che comunque devo dire che dal vivo rende molto. Utilizzo un Mac con Mainstage come DAW, come un po' proprio chiamarla DAW, perché noi facciamo tutto dal vivo, non c'è una nota registrata, pertanto non usiamo Logic ma uso appunto Mainstage solo per i suoni. E Mainstage con la montage in local off praticamente mi comanda tutto, quindi ho una sequenza, non ho la nostra scaletta tanto per, è di 43 brani, perché non facciamo 43 brani interi ovviamente, sennò durerebbe 4 ore, molti sono dei medley piuttosto che canzoni tagliate, quindi per fare più brani e soddisfare di più magari sia noi che li suoniamo ma anche chi ci ascolta, abbiamo preferito fare dei pezzettini più corti ma farne di più. E quindi da Mainstage praticamente io, cambiando suono legato al pedalino di destra, ho tutta la scaletta in ordine, ovviamente posso in base anche alla serata che abbiamo decidere di fare o non fare dei brani, ma tipicamente sono già tutti programmati. E i suoni dalla tastiera sotto è quasi tutto su montaggio, quindi i suoni che si sentono dalla tastiera sotto è tutti i suoni veri, tutti i suoni hardware. La tastiera sopra attualmente, a parte qualche organo, è tutto dai suoni di Mainstage, che non sono solo i suoni di Mainstage, perché ho anche Omnisphere e la suite di Arturia, la Vocal Action, e Contact, anche se lo uso poco, non perché non è valido, perché è validissimo, perché è un'altra cosa che andare a prendere i suoni lì diventa veramente ore e ore di lavoro. E comunque vabbè, i suoni di Logic e Mainstage che già hanno dentro dei suoni secondo me abbastanza importanti. Scusa Stefano se ti disturbo. Dai, ti mancherebbe. Quindi tu differisci leggermente da Maurizio perché utilizzi anche il computer? Esatto. Lui non le sequenze che hai tu sono tutte lì sopra. Sì, più che sequenze che suoni, perché non abbiamo nessuna sequenza, per cui tutto quello che è arriva da due mani. Cioè tu becchi solo i suoni. Esatto, solo i suoni, quindi quello che c'è, poi adesso con il discorso di montaggio, ma penso anche quella precedente, io suonando questa posso far suonare dei suoni di montaggio piuttosto che dei suoni del computer, quindi e c'è una programmabilità veramente notevole. Altre cose che utilizzo, sempre relative a Mainstage, sono i chord trigger, che siccome appunto come dicevo prima Maurizio le mani sono sempre due, quando io devo tenere un tappeto del genere, se poi con la mano destra devo fare qualcos'altro o tengo solo gli accordi quindi mi perdo, oppure
oppure devo usare degli espedienti che tipo questo, che con una nota sola tutto l'accordo, perché poi con l'altra mano. Pertanto l'intro lo faccio così, poi lo tolgo con un tasto qui, smette di andare e allora da lì in poi posso. Ecco, queste sono le uniche, chiamiamole sequenze, che poi non sono sequenze perché sono degli accordi fatti con una nota sola. E un altro esempio in questo brano qui, dove dentro c'è, e niente, qui stavo dicendo che in questo brano c'è questo campanellino qui, questo che fa tutta la parte di accompagnamento, e gli accordi dovrebbero essere questi. Quindi o non faccio il campanellino, o se lo voglio fare, devo farlo per forza. Anche qui ovviamente devo stare attento, perché so che è un fa minore, io ce l'ho mappato sul re. Quindi bisogna mappare bene, ma alcune note non riesco a farle, perché poi alla fine non è che ne possiamo fare una qua e una sopra. Quindi sono tutte nell'arco di un'ottava, ma ci sono tutti gli accordi dentro, quindi solo capire bene dove sono i vari accordi, e in questo modo posso riempire un pochettino di più, perché a differenza di alcune band che ha citato prima Maurizio, i Pooh vanno molto sui pad, sulle tastiere, quindi se gli manca il pieno qua sotto, manca tutto. Il setup è mio abbastanza più semplice di quello di Maurizio, quindi non, a livello di setup non ho molto altro da aggiungere, se non magari qualche domanda volentieri, se no farvi sentire qualche suono. Domanda un po' ignorante, l'output del computer va direttamente all'impianto o ha una scheda? Il computer in questo caso non ha audio che esce, perché si collega, montage fa anche da scheda audio come voi, sì, quindi io uso la scheda audio di montage. Difatti io sono da qui e potrei suonare questa, ma è sempre questo che suona. Se abbasso il volume qua va a zero tutto, quindi utilo, e tra l'altro è una scheda audio molto molto potente questa qua, per cui non c'è necessità di avere l'uscita audio del computer, perché anche se avessimo delle sequenze, anche i brani che uscirebbero da Logic andrebbero in scheda audio da montaggio, quindi è tutto da qua. Il cambio patch lo gestisco tramite main stage, ma tramite il pedalino che quando li clicco sopra mi va alla canzone successiva. È collegato a montage. In un canale di main stage io ho montage collegato, dove vi dico di fare il program change sul banco, il program change giusto. Poi potrei fare un altro settaggio per QC, e quindi col cambio patch di main stage posso fargli cambiare suoni a entrambe le tastiere. Allora, si potrebbe fare anche indietro, dove avere due pedalini. Nel mio caso, che non mi interessa andare indietro, ho fatto solo quello per andare avanti. Andare indietro devo prendere qua e tornare indietro. Sì, perché sennò già il mio setup a livello di pedali è notevole, perché uso due pedali collegati all'USC e due pedali collegati a montage, ma che sono intercambiabili, perché io da main stage posso dire a questo pedale di comandare, per esempio, il... prendo il brano. Questa canzone che sicuramente conoscete tutti ha dentro anche il famoso Firelight, dove praticamente comandato da questo pedalino che è collegato al sì. Quindi quando noi partiamo col brano, facciamo il doppio giro. Zona della tastiera, quindi suona, così mi farebbe un meno di qua, quindi proprio solo in questa zona della tastiera c'è questo soffiato del farlai tipico, che poi hanno usato molto negli anni 80, però hanno
successivamente. Quindi questo pedale sostanzialmente fa, beh, in questo caso è collegato al YC, però fa andare, è un virtual, questo qui è un virtual di ogni sera. In un altro caso questo pedale qui, in questo brano qua, nella parte finale ci sono degli string salti. Che tu dovresti conoscere. Il pedale si alza il pianoforte, si abbassa questo e c'è il piano. Quindi quattro pedali sono un po' un casino da gestire inizialmente e da programmare, però poi hai tutto sotto piedi, in questo caso sotto mano, per modificare come vuoi le varie parti, perché ripeto, poi non facendo nulla in sequenza devo uscire tutto da qua, per cui non, se non ho tutto a portata di mano non, è un casino cambiare poi. Poi appunto cantando anche diventa ancora peggio. Faccio un'idea, ma io ho una domanda. Anche per il medico. Ma più che altro, no, anche per Maurizio. Allora, Maurizio ha più tastiere e pochi pedali. Te hai un setup più slim, ma più pedali perché hanno più funzionalità, cioè, esatto, di pedali. Quindi, Maurizio, i tuoi pedali, quindi sono collegati solo a una tastiera, tipo il sustain, che gesto serie di sustain anche sì, sì, del... Sì. No, sustain per le altre non ho esigenza di, e quindi mi gestisce questo, ecco, quello che c'è è collegato a Phantom, ecco, questo pedalino che ho letto è quello che mi fa partire il Leslie, mi devo riabituare perché non so, devo cambiare qualche impostazione o da sipario o su Phantom, su uno stage lo usavo o a pedalino o con un pedale volume per comodità, però lo buttavo in giù e quindi mi facevo il Leslie velocità elevata e lo tiravo indietro, invece qui lo devo proprio accendere e spegnere, come forse proprio anche il Leslie, ecco, però mi devo abituare con i piedi, ecco, su questo pedale qui ci sarebbe il volume che può essere quello del Phantom o comunque di quello che c'è collegato, avendo tanti slider qua e mi trovo abbastanza bene a mano, anche se sto andando in basso riesco magari a muovere qua, ecco, quindi sì, ho tante tastiere, però ho cercato di evitare troppe pedaliere, ecco. Però ci sta anche per dire che di avere anche collegati direttamente alle tastiere è anche un piccolo foot switch per un sustain, cioè proprio anche magari per tenerti un attimo, devi mollare le mani e buttarle sulla tastiera sotto, ecco, quindi anche io mi sto un po' riorganizzando, ecco, questo setup. Invece i pedali che uso io sono, appunto come dicevo prima, soprattutto relativi a alzare il volume delle singole parti, perché per esempio in questo brano qui ho tre pedali di quattro collegati e di questi pedali questo alza i cori, quindi quando arrivo a un certo punto del brano cosa fa? Sono i cori sotto, quest'altro pedale alza gli strings, di qua alza i cori con la... In questo caso qua ne uso tanti, mentre a livello di sustain ho il sustain anche sul YC, perché quando ci sono alcuni brani tipo questo dove dentro c'è lo veloce. Quando finisce, per non avere stacco ovviamente, perché non avessi il pedale, quando lascio questo, invece tenendo il pedale, e quindi li uso anche in questo modo qua, per cercare di essere un pochettino più simili possibili all'originale,
dove loro sicuramente sono aiutati da tutti i tecnici e tutta la tecnologia che hanno a disposizione. Io prima dicevo che spesso usavo i bassi perché non avevo il corpo della band, però spesso suono anche con una mano sola, cioè evito di andare a sovrastare magari troppi bassi, non avendo tante parti pianistiche in quello spettacolo qua, cioè spesso ho la mano sinistra libera proprio anche, ecco perché magari mi sono tenuto i volumi qua piuttosto che a pedale, che a volte mi perdo, mi sbilancio, qui almeno ce li ho, ecco. Su uno stage usavo la wheel, sapete che intanto con il morphing gli si può segnare volumi o altro, ecco. Quindi, e poi sempre venendo da una master, così, cioè io sempre ste MC3000 che mi gira nella testa con gli 8 slider, avevo i pedali anche lì, ma alla fine usavo molto gli slider, ecco. Sì, a differenza i Pooh hanno nel loro repertorio parecchie parti singole di pianoforte o pianoforti archi. Quindi per esempio in questo caso qui è d'obbligo fare. Qui non c'è il basso, per cui e quando entro ovviamente il basso non è che sto a fargli. Arriva, faccio. Quindi lo tengo un pochettino più soft e poi entri con gli archi quando serve. E l'altra cosa interessante sono, vabbè, a parte le altre cose che ho messo dentro, tipo queste introduzioni qua che sono fatte tutte da sei layer di montaggio. Questa è tutta lei che suona. Come introduzione un po' più soft, tipo questa. Normale o con l'FM dentro, tipo questo. Oppure il CFX normale. E quegli archi e cori dentro. Anche qui il montaggio permette di avere nella stessa performance fino a 8 scene. E nelle 8 scene si possono sia regolare il super knob, quindi il volume del mio pedale di destra, che in questo caso è quello degli archi. Quindi sì, io cambio scene, dico al super knob di mettersi a un valore predefinito. E poi soprattutto posso regolare che in una scena posso escludere, come in questo caso non c'è il pianoforte, sono bassi gli archi, quindi non ci sono nemmeno loro. Quindi nella scena 1 c'è tutto. In questo caso è super loop, nella scena 1 è andata a 0, quindi io devo fare così e rialzarlo. Poi con super loop alto, nella scena 2 va via piano. Nella scena 3 c'è solo il pianoforte senza la face, sempre con gli altri, senza. E nell'ultima scena c'è tutto. Altri suoni che usano sono una brutta emulazione di quell'oggettino lì, del Moog, che usano in Gendelmo dell'Anima. Ecco, anche in questo caso qui, arrivando da questo qua, lo lascio con il prego, oppure lo tengo col pedale. E a livello di altri suoni che usano, la montiamo. Thank you.
tutti i suoni virtuali invece. Per adesso dalla tastiera sopra, siccome questa M8X è appena arrivata, da, è arrivata veramente a sa, dice, appena uscita, però ho avuto poco tempo di studiarla bene, e allora tutti i suoni della tastiera sopra per adesso arrivano tutti dal Virtual Instrument. Preso i classici, questo pad, questo synth qua lo usano molto. Questa è un'altra dove c'è il Fairlight. Dell'intro è fatta qua. Cioè, io imparo molto da Stefano, come magari Stefano può prendere spunto qualcosa, cioè, non è una gara di chi è più bravo, assolutamente, sia tra noi che con le band, ovviamente. Esatto, esatto, ed è giusto che sia così, perché purtroppo non è sempre così. Beh, diciamolo, dai, un po' di pubblicità gratuita non fa male. Regeneration, goodbye, goodbye. Esatto. Allora, cosa c'è da dire in questo setup qui? Allora, innanzitutto mi presento, sono Francesco Riccardi, sono appunto con i Regeneration qui di Castelcovati. Allora, il mio setup, come l'avete visto, c'è una Montage 8, una Oberheim vecchia, un vecchio armato, un Master Keyboard e un Moog in versione Voyager. Nel rack che vedete qui sotto c'è un Roland Integra 7, che è l'unico expander che vi porto dietro, perché è un po' tutto fare. In quella scatola ci sono 6.000 suoni. Non c'è bisogno più di portarsi un casino di expander come succedeva fino a qualche anno fa, quindi c'è tanta roba, ecco. Cioè, questo è un setup a mio avviso più che sufficiente, calcolando che poi nel MacBook utilizzo anche io dei Virtual Omnisphere, Arturia la Vocalation e anche io qualche Compact, cioè proprio mi hai copiato, insomma, più o meno. No, anziché Mainstage tutto viene pilotato da Camelot.
apro una parentesi, allora, la programmazione delle tastiere fino a qua, 20-30 anni fa si faceva solo con una master, Maurizio ha citato la MC3000, dove i tastieristi per programmarsi la scaletta aprivano il manuale di istruzioni, MSB, LSB, Program Change, e programmavano tutto, e ci mettevano, quanto ci mettevi? Un po'. Ecco, adesso la tecnologia avanza e ci dà una mano, appunto, ci può dare una mano Sipario, ci può dare una mano Mindstage. Io invece ho utilizzato sia le Master Keyboard, dopo sono passato a Mindstage. Durante la pandemia mi sono convertito a Camelot, un po' per curiosità personale, ma poi anche un po' per divertimento, perché la cosa carina che fa Camelot, che può cambiarmi in tempo reale i suoni della tastiera andando dietro click. Quindi premo un click, la velocità o anche cambia tempo, l'apro come semplice traccia audio da Camelot e posso programmarmi le scene e far sì che Camelot mi cambia in maniera autonoma i cambi del suono, senza stacchi, senza niente. Logicamente c'è un grande, grosso lavoro di programmazione precedente, però dopo uno davvero pensa solo suonare, specialmente in medley abbastanza lunghi dove i cambi di suono sono molto frequenti. Stare concentrati a suonare, a cambiare suono, non è semplicissimo, le volte si sbaglia anche. Ho fatto parecchi errori e questo vuol dire che non è che si suona in playback, il computer deve darmi una mano, ma non deve sostituire quello che sto facendo. Questo è molto importante. Allora, la montage la utilizzo anche come scheda audio, quindi il computer, come ha fatto Stefano, è collegato direttamente via USB, e lo utilizzo anche come scheda audio per l'Integra 7 della Roland Neraco, che a sua volta tramite ingressi audio è collegato anche al Moog, quindi evito di portarmi un ulteriore mixer e faccio tutto il collegamento audio. Questo per semplificarmi anche il soundcheck, quindi i livelli di volume, perché magari chi sta a fare il soundcheck non conosce la scaletta e non sa quale suono deve uscire di più, quale suono deve uscire di meno, quindi mi programmo e mi livello già i suoni. Quindi facendo questo giochino qui mi sono, tra virgolette, portato avanti. Cioè è un lavoro davvero lungo di programmazione, però una volta che fai i collegamenti dopo devi solamente pensare a suonare. Ho utilizzato anche una patch MIDI della Motu, dove utilizzo logicamente l'Oberheim come semplice master, non è una patch, è una patch di default aperta in 4 canali MIDI che mi manda direttamente Camelot Pro con i suoni che mi sono già preprogrammato. Giustamente l'Oberheim, non avendo la porta USB, l'ho collegato tramite il cavo MIDI tradizionale. Idem anche il Moog. Il Moog, la versione Voyager rispetto al Moog originale, vabbè che adesso l'hanno anche rifatto, dispone anche del MIDI, quindi non ci suono solamente il suono del Moog, a parte che Camelot mi cambia in tempo reale anche i suoni del Moog, ma ci suono in layer anche un'orchestra, uno strings e quant'altro, quindi sommo il suono dell'analogico con un suono digitale. Questo un po' per riempire di più l'assolo, piuttosto che anche qualche effetto, lo utilizzo solamente per come classico lead Moog, ma anche per effetti. Cioè, tutti i suonini che riempiono, ecco. La cosa bella di Camelot è che lo utilizzo anche non solo per le tastiere, ma l'ho programmato anche, a parte per un altro tastierista che ci segue, perché mi dà una mano con le tastiere a fare qualche accordo, quindi gli mando contemporaneamente anche lui dei suoni, quindi sempre con Camelot gli mando altri suoni all'altro tastierista, ma anche gli cambio anche i suoni alla pedaliera del bassista. Quindi mi manda proprio dei program change pazzeschi. Quindi si potrebbe. Come? Sì, esatto, per questo mi paga una facenda apposta. No, la cosa bella è che servirebbe anche tempo, ma si potrebbe anche programmare il camper del chitarrista. Nel senso, si potrebbe anche, dato che ho una traccia di 4 minuti, a 3 minuti e 59 parte la solo finale, automaticamente mi cambia il suono, dove davvero ognuno deve solamente pensare a suonare.
logicamente il batterista deve stare attento alla click, perché se si va fuori click, esatto, bisogna dire, beh. Però le prove servono anche a questo. Cos'altro? Innanzitutto, se avete anche qualche altra domanda. Esattamente. Il click ce l'abbiamo tutti. Questo è, qual è il vantaggio? Che spesso e volentieri, per le date magari che abbiamo fatto un po' più importanti, era tutto sincronizzato anche luci laser. Quindi in base al tempo si poteva fare davvero un bello spettacolo. Logicamente è tutto dal vivo, sequenze. Non c'è niente di registrato, ma solamente delle sequenze pre-registrate anni 80, che logicamente vi faccio sentire anche come ho gestito i cambi, i click e quant'altro. Anche per il click utilizzo la scheda audio di montage, perché come ha detto giustamente Stefano, montage è anche un'ottima scheda audio con due uscite separate, c'è cioè l'uscita generale e dopo c'è un'uscita ausiliaria che utilizzo per il click. Quindi dopo mando solamente, facendo tutto il collegamento che ho detto, mando solamente tre canali al mixerista. L'LR di tutte le tastiere è il segnale mono del click. Anche perché montage ha anche due canali in ingresso, che mi sono dimenticato di dire prima, esatto. Che probabilmente usi anche tu. Sì. Io la USI, a parte che adesso uso pochi suoni, ma se io dovessi mettere un suono di USI, mi suona perché abilito l'ingresso di montage. Cosa che tu un suono di USI che uso in un brano, e invece di avere il mixer separato lo faccio entrare qui. Penso che anche tu nella parte audio che dicevi sì. È una cosa simile, quindi l'audio del MUG entra nell'ingresso audio dell'integra che a sua volta esce nell'uscita generale ed entra in montaggio. I volumi li lascio, non li tocco, e ho i miei volumi livellati, cioè programmati, e impazzisco meno. Cioè questo a mio avviso è ottimizzare il setup, perché volendo potrei portarmi anche un mixer, però sono altri cavi, dopo magari si spostano i livelli e quant'altro, si ottimizza un po' tutto, ecco. Cioè una volta quando mi portavo il frigo rack con gli expander, anche lì avevo un mixer. Ti sei sentito? Sono l'etilina, perché lui voleva che l'etilina invece da boomer. Come dicevo, ho il mio mixer, però digitale, l'ho detto all'inizio, quindi sono nella stessa situazione, ecco, cioè non tocco nulla. Volendo al massimo tocco un volume qua in tempo reale dello strumento, però tutto è fatto prima e non ho problemi di toccare degli slider o fader, perché comunque è digitale e non ho nessuna esigenza di farlo durante la serata, ecco, di modificare qualcosa. Tutto è già fatto. Poi dopo magari qualche serata capisci che un suono che a casa lo sentivi magari predominare, poi magari live non esce, allora aggiusti qualcosa o lo puoi aggiustare nel sound check, no? Una cosa però magari che usiamo tutti è un sistema in ear per sentirsi, quindi evitiamo monitor, anche perché a volte non si sa con che service si lavora. Anch'io esco con due canali solo dal mio mixer, quindi in regia gli arrivano due canali. A me serve che il mixer di sala mi mandi un ritorno, possibilmente stereo, così almeno magari godo un pochino di più nelle orecchie, di tutto il resto della band, escluso me, perché io sono già direttamente nelle mie in-ear e leggermente mi tengo il volume, un po', sempre per egoismo, un pochino più alto, perché devo sentire principalmente quello che suono io. Mi va bene il livello, quindi quello me lo fa. Potrei arrivare anche a gestirmi tutti i singoli musicisti, però cioè, è inutile, ecco, se mi fa un buon ascolto il mixer sottofonico, evito tutto questo, ecco, quindi ho delle in-ear chiuse, quindi mi sono fatto fare il carico e sono in questa situazione. E sinceramente la trovo la migliore anche in un genere abbastanza rock, ecco, magari nell'oro è secondo me è importantissimo, perché è molto raffinato, no? Un genere con molti suoni, anche quindi è quasi un ascolto da disco, magari nel rock si può anche andare, serve un po', cioè si vuole il volume sul palco, ma al giorno d'oggi più votiamo il volume sul palco meglio è, secondo me.
E poi problema, si risparmia anche lo spazio, perché spesso sì, sì, ci sono palchi ridotti, quindi sì, assolutamente. Ecco. Il problema del linear che uso anch'io è che noi giù ci sentiamo benissimo, ecco, bello. Poi sento una registrazione da fuori, dove tutte le note che ho fatto dove sono finite, perché poi fuori i mariti tengono. Purtroppo c'è un po' come il chitarrista. Ecco, non ci sono chitarristi in giro. No, potrei farlo anch'io. Allora, a tutto quello che loro hanno detto potrei farlo anch'io, ma non lo faccio, non lo voglio. Cioè, con Phantom, no, nel senso, Phantom mi fa anche lui da scheda audio, ho degli ingressi, uguale ai montaggi, ecco, potrei far entrare già qua, però ho parecchie esigenze di canali, cioè se mettete due, no, anzi, solitamente per questione di peso mi porto un mixer sempre digitale XR16, un po' più leggero, l'X32 che lo uso per situazioni un pochino più impermeabili, io li chiamo, perché vabbè, teniamo conto che portiamo in giro tutti quando si va a suonare parecchio materiale costoso, no? E se suoniamo in un locale va bene, saremo alle strette così, però quando si suona su certi palchi all'aperto d'estate c'è da aver paura, perché un temporale arriva e distrugge tutto, quindi portatevi qualche telo anche. È molto analogico, però magari può salvare qualcosa, ecco. Sì, se possono comunque, vabbè, non pensiamo a quello. Però potrei fare le stesse identiche cose, ma ripeto, non le voglio fare, perché ho fatto quel percorso un po' ritornando alle origini, ecco. Magari qualcosa utilizzerò anche, ripeto, Phantom è anche per me, come per lui, un montaggio abbastanza nuovo, lo sto capendo adesso, però so già che non. Ritornando al discorso del click, potrei mandarlo direttamente da qua. Ovviamente qui lo sentiamo fuori, no? Però posso mandare direttamente con delle uscite al batterista. Che nelle situazioni dove mi è capitato di usare delle backing track, le ho sempre usate con Smatic, non so se lo conoscete, purtroppo non producono più, ci sono due versioni, una desktop e una rack molto più evoluta. Tu ti prepari tutto e poi con la sua app lo metti su chiavetta, e poi questo è un lettore di tracce audio, può mandare anche una traccia MIDI. In quel caso lì potrei fare al contrario, cioè da separio facevo partire anche le sequenze, io invece facevo al contrario, cioè facevo partire la sequenza nella prima battuta, prima di dare il tempo al batterista. Di solito una battuta che prende il batterista e un'altra il batterista la dà, quindi tre battute ci sono vuote, no? Nella prima c'era un program change che da Simatic che agganciava le tracce audio, una traccia MIDI classica, come parlava prima Francesco, dove posso mettere dei program change, cioè anche lì mi potrebbe cambiare, chiaro, è sempre un modulo in più, ecco. In quel caso partiva la sequenza, dava il program change della performance, quindi del pezzo a sipario in tempo reale cambia tutto, quindi io nella prima battuta avevo tutto senza, quasi potevo far partire col pedalino, ecco, senza neanche toccare con le mani, e in quel caso lì poi avevo, di solito usiamo due tracce audio e di stereo, sono più sufficienti, si potrebbero usarne parecchie, se un fonico le gestisce, una traccia click, e la mandavo comunque il click sia a me e anche all'altro tastierista, il chitarrista non ne voleva sapere di click nel mio caso, idem in quel caso la cantante, però io ritengo che se si suona click tutti dovrebbero averlo, ecco. È un grande aiuto, cioè comunque si impara a essere precisi, certo molto vincolati. Ho sentito un'intervista di Phil Merrick che ha sostituito il batterista di Zucchero per tutta la tournée mondiale, vanno a click, non ho capito, forse in certe situazioni hanno delle sequenze,
però il click arriva fino a un certo punto, poi per i finali va via, perché si improvvisa, perché comunque è giusto anche magari in serata, dipende, cioè in un dipende dal genere anche, no, se c'è quel pezzo che ti porta, la gente partecipa, magari è giusto anche essere liberi, no? Niente, adesso passo qui, no? Tornando a Camelot, dato che ho citato gli MSB, LSB, Program Change, eccetera, Camelot è un grande aiuto nella programmazione perché non occorre più leggere manuali di istruzioni. La maggior parte delle tastiere, logicamente partendo dalle più recenti, ma anche qualcosa di vecchio, di storico, è già premappato e programmato dentro. Quindi basta semplicemente, se volete vi faccio vedere anche come si fa, selezionare la vostra tastiera se già preimpostata, 90 su 100 c'è, a meno che non è roba appunto vecchissima, e automaticamente digitate proprio il nome della patch, se è direttamente un preset oppure se l'avete fatta, e vi mappa direttamente il program change corretto. Quindi è un po' più semplificata la programmazione del richiamo dei suoni. Il tema anche per gli split e layer, quindi non so se siete logicamente tutti tastieristi, split, divido la tastiera, layer, sovrappongo due suoni. È tutto molto intuitivo, come sarà intuitivo immagino anche con Sipario e anche come intuitivo con MyStage. Avete domande? Ecco. Ho fatto sentire tutto lui. Allora vi faccio vedere magari rispetto a loro un po' come gestisco i click. Adesso qui logicamente causa canali MIDI e canali audio, faccio uscire solo le click direttamente nel generale. Allora, parlando di cambio suono, farò prendere un medley di 10 minuti, ad esempio, dato che ha citato Stefano di medley molto lunghi, medley strumentale che abbiamo fatto l'anno scorso, logicamente, essendo più brani, non posso stare lì a impazzire, a cambiare logicamente i suoni, perché bisogna essere sempre molto concentrati, ok che c'è il batterista, per alcuni attacchi li devo dare io. E ci sono anche, dato che ho fatto le tracce di click, ho dato anche degli aiuti di 1, 2, 3, 4 che vi faccio sentire, quindi potete crearvi la traccia di click come semplice file audio, ve la caricate e dopo ve la dividete in base al pezzo, se sono un brano che richiede l'intro, strofa e ritornello, oppure direttamente anche il medley. Lo trovo comunque molto, molto sia stimolante nella programmazione, ma anche molto comodo durante l'esibizione. Ha citato qualcuno la gabbia, adesso la rifaccio, attacco, non so logicamente in che punto sono. Si può far vedere la backing track. Okay. Quindi qui c'è tutto un medley, dove? Dove l'ho diviso appunto nei brani. Primo Lindbergh, poi c'è la gabbia, lo stiamo venuto al tempo e sveglio Viva. Cambio anche uscita audio, così il click esce dall'impianto. Per mappare il mappare Camelot, comunque anche mappandolo, che va bene qualsiasi tastiera, scegliete semplicemente qualsiasi tasto che è comodo, cioè io ho usato i tasti delle scene, come ha citato prima Stefano, e li mappo, ad esempio play, stop, per far partire il click. Dopo c'è anche il classico tasto panic, perché capita che qualche segnale MIDI interrompe o quant'altro e il panic salva sempre, giusto? Ok, vediamo anche come esce. Se esce l'audio. Medley strumentale.
Quindi c'è il titolo del brano o del medley che facciamo. Medley strumentale. 1, 2, 3, 4. Vado dietro a click. Adesso... Se cambio scena, ad esempio, il brano successivo, che era la gamba, adesso non so esattamente in che punto mi trovo, perché manca logicamente la band, c'è qualche componente della band. Ad esempio... che mi cambia in tempo reale tutto, cioè bisogna solamente stare a tempo, tutto qua. Parlando di programmazione, ho più, anch'io come Stefano, ho splittato spesso e volentieri la tastiera, quindi non suono solamente i suoni di montage, ad esempio anche il suono più banale. Lo Stefano, la maggior parte dei brani di Facchinetti sono piano e pad. Per pianoforte personalmente utilizzo piano di Yamaha, semplice piano di default, perché secondo me la patch principale del piano è sempre la prima, CFX. Ci ho dato dopo leggermente una puntina di pianoforte elettrico per dargli quella puntina, un po' di farlo brillare un po' di più. Mentre per gli strings non utilizzo montage, ma vanno direttamente sul classico Roland, che questo pad è fatto da tre suoni, un semplice pad della serie del Jupiter, un synth strings e un coro, cioè è un pad che va bene ovunque, se lo fa qualsiasi accompagnamento piano e voce, a mio avviso è super efficace, perché dopo logicamente in cui si sente una cosa, dopo bisogna vedere anche in sala prove come si sente, che nessuno sovrasti l'altro, ecco, quindi dopo il grosso si fa su Camelot. Quando si prova tutti insieme si livellano definitivamente i suoni, perché alle volte sparisce il piano, a volte sparisce il pad, quindi il volume vero e proprio lo si fa in sala prove, quindi ok che ci vuole tanto tempo di programmazione, però dopo al 100% si rifinisce col gruppo. Per farvi sentire qualcos'altro, per come ho splittato le tastiere, citato VC2, l'Oberheim, si sente un po' di eco delle, questo qui è Omnisphere, sommato, se non mi sbaglio, a un suono dell'Integra, un synth brass, quindi synth brass Roland più synth brass di Omnisphere, layerato ma con due ottave diverse, quindi un'ottava l'Oberheim e l'altra parte il Roland, magari un'ottava sotto per dare più impasto, perché se li metto tutti e due uno sopra l'altro magari impasta un po' troppo, mentre così riempie un po' di più utilizzandolo con due suoni ma di due layer differenti. Anche sotto, su questo pezzo qui sotto, invece ho utilizzato due pianoforti e due pad dello stesso identico preset spostati di un'ottava. Si sente sia il pad basso sia il pad alto. Questo per far sentire anche il cambio di accordi, perché qui impasta molto. Parlando dopo anche di effettini, anche quando fa suoni di batteria anni 80, se il batterista ha la batteria acustica, la batteria elettrica ce la metto io, gli do la mano anch'io per queste cose qui. Prevalentemente questo, dopo parlando di sequenze, noi utilizziamo
suoniamo prevalentemente dal vivo, i pezzi anni 80, come tutta la musica anni 80, avevano sequencer sotto il vecchio rack e quant'altro. Programmarsi adesso un sequencer è un po' ostica, quindi portarsi dietro parecchia strumentazione. Con Camelot, utilizzando logicamente dei click, ho... prendo questo, tanto lo utilizziamo solo su appunto due brani, no? Anni 80, c'è il classico click. Giorni infiniti, 1, 2, 3, 4. Qui parte la cassa, la batteria in 4. Come si usava il sequenza negli anni 80? È solo questo. Perché se non lo pensi è giusto, mancano gli anni 80, perché negli anni 80 erano tutti così. Cosa che logicamente serve logicamente un click. Il click nella band dove suono ce l'abbiamo tutti in cuffia, per il batterista è indispensabile. Anche qui nei giorni infiniti. Ho suddiviso logicamente il brano in parte. Quindi anche questa qui una preprogrammazione dove in tempo reale mi cambia appunto i suoni. Devo stare solamente attento a divertirmi e a essere concentrato a suonare, quindi senza pensare ai cambi. Parlando di setup, i pedali che ho sono due Sustain, uno per montage, uno per Oberheim, due pedali volume, uno per montage, l'altro per Oberheim, e un altro Sustain utilizzato come switch per andare avanti con le patch. Come gli è stato detto prima Stefano, invece io per andare indietro, perché magari mi sbaglio, perché ho il piedino che non vedo l'ora di finire la scaletta e andare a casa, per questo stacco, no? Sono cose che in quel vecchio mondo non si poteva fare, però sono tutti esperimenti questi qui, no? Quindi utilizzo il Moog, ma anche aerato con altri suoni per dare un po' di più spinta, ecco. Tutto qua. Ragazzi, faccio sentire questo pezzo che avete preparato. Fantastic Flight. 1, 2, 3, 4.